Ed eccoci di nuovo in diretta dal pontile di Les Sables d'Olonne, dove domani le barche partiranno. Abbiamo incontrato Umberto Felci e Lorenzo Giovannozzi dello studio Felci. Ragazzi, avete fatto un giro, che idea vi siete fatti di queste barche? Che novità avete potuto vedere qui in banchina? Allora, per essere molto concisi, diciamo che sicuramente c'è stata una grande evoluzione sulle carene, sempre alla ricerca della massima potenza, della massima stabilità di forma. Ci sono barche nuove molto interessanti, tutte seguono più o meno la stessa filosofia di pensiero che è stata introdotta un po' di anni fa, quindi non ci sono delle cose stravolgenti, però il trend a livello, diciamo, di carene è abbastanza definito. Senti, invece sembra che il trend non sia così definito per gli alberi, si vedono alberi con crocette tradizionali, alberi alari, barche nuove con crocette. Lorenzo, come la vedi? Ma sicuramente questo è un aspetto interessante, perché quando siamo venuti qua più di 10 anni fa con il nostro 50 piedi incominciavano a vedersi alberi alari che sembrava che avrebbero presto preso il sopravvento. Alla luce di quanto visto oggi si nota che questo non è successo. Senti Umberto, abbiamo visto anche molti foil diversi, di forme e posizioni diverse. Questi foil come ci racconti? Sono tre tipologie fondamentalmente, quelli che puntano verso l'interno, verso la centerline della barca, che sono abbastanza innovativi, quelli più tradizionali che invece puntano verso l'esterno e sono fatti per funzionare come delle normali derive quando la barca è sbandata. E poi su Pier B sono stati introdotti i foil curvi, che quindi appunto hanno una funzione sicuramente anche di spinta idrodinamica dal basso verso l'alto, quindi sono tre concetti diversi con associate una serie di problematiche molto differenti, anche se l'oggetto sembra effettivamente essere lo stesso, non lo è. E abbiamo visto anche molti tipi di timoni diversi, timoni appesi a poppa o pale del timone classiche invece immerse. Qui com'è lo studio del design? Ci sono, diciamo, soprattutto gli studi sono legati ai cinematismi di come muoverli, perché anche qui l'idea di avere due timoni paralleli, due timoni laterali è uniforme su tutte le barche. E poi sono stati studiati dei sistemi diversi per muoverli, per poter sollevare quello sopravvento, e, diciamo, magari legati al budget, legati a tante problematiche, no? Si può far vedere i cinematismi. Mi sembra che la grossa differenza sia tra chi effettivamente può sollevare i timoni e chi invece ha timoni tradizionalmente fissi sotto lo scafo. Chiaramente i cinematismi utilizzati per il sollevamento forse sono l'aspetto più innovativo del momento. Perché il vantaggio di poter sollevare un timone è quello di avere meno attrito? Sicuramente, anche perché avendo i due timoni è molto difficile avere un adeguato angolo di entrambi mentre si naviga con la barca sbandata. Quindi poter sollevare il timone sopravvento permette di ridurre molto la resistenza. Inoltre c'è anche un fatto di sicurezza, in quanto in caso di urto il timone si può sollevare evitando di rompersi totalmente. E anche la manutenzione è più facile in caso di avaria, in caso di problemi? Sì, sicuramente poter vedere il timone fuori dall'acqua è un vantaggio in più. Sentici, è una curiosità, uno vede questi timoni, ma quanto può costare idealmente disegnare questi timoni per una barca che inizialmente non li ha? Hai un'idea? Costa tanto perché sono molto difficili da progettare, da ingegnerizzare e da costruire, quindi... Costano quasi come una barca? No, magari come una barca no, però possono essere una grossa componente di costo che magari su una barca normale non si considera. Qui può arrivare magari al 30% del costo complessivo, cioè è una cosa molto... Quindi molto... considerando il costo di uno di questi oggetti... di 4-5 milioni di euro, questo è un oggetto che alla fine può costare come una barca normale da diporto. È un aspetto di queste barche. Uno non si aspetta di queste complessità che si vedono, tra l'altro tutte diverse una barca con l'altra, è la cosa che ha un grosso costo, che su cui tantissimi lavorano, sia gli skipper, perché poi è molto personalizzata, no? Quindi ognuno poi vede la cosa a modo suo. Ci sono barche che hanno il trasto della randa che poi diventa anche un vang,
ci sono veramente, qualsiasi idea è stata portata avanti fino in fondo, quindi è molto interessante. Sembra quasi che molte barche nascano quasi intorno alla progettazione della poppa, quindi pensare di inserirla in una barca in cui non è nato è un'impresa ulteriore. Dà l'idea che le ultime barche siano nate quasi intorno a questa zona della barca, che è la zona cruciale. E, Umberto, concludiamo con una battuta sul tuo Open 50 Vento di Sardegna, ex Wind, con cui Pasquale De Gregorio aveva fatto il Vendée Globe del 2000. Come, alla luce delle evoluzioni tecnologiche di oggi, come rivedi oggi questo il tuo progetto, che ormai risale al 99? Sì. È un progetto che era equilibrato al tempo e non era estremo, e quindi ancora oggi è una, secondo me, è un'ottima barca. Ci ho navigato proprio un mesetto fa con Andrea e ho visto che in acqua si comporta ancora molto bene, ha delle ottime prestazioni, molto stabile, molto sicura. Chiaramente se si dovesse ricostruire si potrebbe risparmiare molto peso, quindi ci sono tecnologie adesso che permettono di migliorarla proprio così, perché si può costruire meglio, però a livello di progettazione ha tanto che sicuramente la rende ancora più che attuale. Va bene, Umberto, allora speriamo di poter vedere presto un tuo Open 60, se avrai questa fortuna. Ce lo auguriamo tutti. Grazie mille, Lorenzo, e a presto. Grazie mille.